Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook. Oggi siamo qua per parlare di un argomento un po' scottante, ovvero dip e fastidi al capo lungo del bicipite o in generale la parte anteriore della spalla. Allora, generalmente a livello proprio di come viene riconosciuta un'infiammazione della cuffia del rotatore di solito, un impingement, normalmente quando si ha fastidi in tutta quella sfera di movimenti che riguarda la spinta, soprattutto in questa zona, quindi da qua indietro fino a qua e da qua a qua, perché molto spesso da qua a qua non succede, e si rientra in quel mondo che è un po' l'infiammazione della cuffia dei rotatori. Ora, un'idea molto interessante che potrebbe essere uno spunto per chi ha avuto questa problematica, ci è ricaduto, oppure a qualcuno che in questo momento c'è dentro, è di cercare di capire come poter aggirare il problema e riuscire lo stesso ad allenarsi. Nel senso che molto spesso basta un piccolo accorgimento per riuscire a spostare il focus da una zona all'altra. Ora, quando noi eseguiamo le dip, sappiamo che normalmente possiamo fare due tipi di esecuzioni. Possiamo fare delle dip che sono più orientate al coinvolgimento del tricipite e delle dip che sono più orientate al coinvolgimento della spalla e del pettorale. Al di là di tutto, sicuramente, l'ideale sarebbe cercare di assumere un atteggiamento tale per cui si riduce lo stress a livello della spalla. Non è una brutta cosa. Ecco, per fare questa cosa noi dobbiamo optare per un'esecuzione rispetto all'altra. Quindi nel contesto delle dip, sono andato a cercare, a spulciare su internet, ho trovato questa bella foto che mette abbastanza in luce questa cosa. Ora, se noi andassimo a misurare gli angoli articolari, sicuramente in questo caso, va bene, a parità di mantenimento dello stesso assetto corporeo, quindi dello stesso posizionamento del corpo nello spazio, in questo frangente c'è una maggiore estensione scapolo-omerale, cioè quello vuol dire che sostanzialmente questo angolo tende ad aumentare. Ok? Se invece noi cerchiamo di andare a flettere meno il gomito e piuttosto a portare l'avambraccio completamente perpendicolare rispetto alla superficie che noi andiamo ad impugnare o anche al pavimento, quello che succede è che per fare questo il corpo deve leggermente inclinarsi. Nell'inclinarsi, l'angolo che intercorre ovviamente tra la spalla e il busto tende a diminuire. Quindi, se noi andassimo a creare questo piccolo segmento, ok, questo angolo tendenzialmente tende a diminuire, mentre se portiamo i gomiti indietro dobbiamo tendenzialmente mantenere un assetto magari più verticale e questo può comportare che l'angolo nel complesso tende ad essere maggiore rispetto a prima. Ok? Quindi ovviamente questo disegno rappresenta sostanzialmente un'esecuzione consigliata da un'esecuzione che non è consigliata. Quello che ho cercato di farvi capire è come con un leggero accorgimento si possa andare a ridurre lo stress sulla spalla, andando leggermente più avanti col corpo e spostando le gambe leggermente indietro, come viene fuori in questa situazione. Questo va a ridurre il livello di estensione della spalla, potenzialmente riduce lo stress sulle componenti capsulari, sul sottoscapolare, sul capolungo del bicipite e di conseguenza potremmo anche riuscire a fare le dip senza avere necessariamente fastidio. Ok? Quindi l'idea è quella di riconoscere dov'è il problema, poi magari vado a vedere come faccio le dip perché magari mi accorgo di averle sempre fatte così e a quel punto con una piccola modifica si riesce a continuare ad allenarsi e a girare intorno al problema o a provare a girarci intorno finché recuperiamo. Se ti è piaciuto questo video, lasciami un like, lascia un commento, magari è un format che ti è piaciuto e nessuno evita di andare a riproporlo e noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao ragazzi!